Le parole del Presidente del Consiglio hanno dato dimostrazione che le emozioni, oltre che trasmetterle, le prova, perché ci mette veramente tanto cuore in ciò che pensa e poi traduce in una scrittura da porre alla nostra attenzione. Direi che il prologo è corposo, dimostra una ottima volontà di intenti, però noi vorremmo anche sentire, già che se ne è parlato anche fuori confine del comune di Stefanatoli, che cosa ha combinato questa amministrazione in questo primo semestre al punto tale di essere oggetto di articoli di stampa, di siti e di blog su internet, e questo vocificio in positivo che si avverte anche in Super La Collina. Ce lo dirà il capogruppo Domenico Barbalacqua. Buonasera a tutti, grazie al dottor Neri per la presentazione. Scusate un po' di emozione, ma io sono particolarmente onorato e orgoglioso di poter dare il benvenuto a tutti voi. A nome della lista siamo Stefanatoli, dico lista e non consiglieri, e ci tengo a sottolinearlo, perché il ruolo che mi onoro di coprire, cioè quello di capogruppo, mi è stato affidato da tutti i componenti della lista che quasi un anno fa hanno deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Salvatore. Siamo partiti in 11 e questo numero è rimasto invariato tutt'oggi. E qui c'è la dimostrazione. Per questo permettetemi di ringraziare Antonella, Maria Teresa, Domenico, perché nonostante non siano stati eletti, dal giorno dopo le elezioni sono stati i primi a continuare a lavorare insieme a noi. Non c'è stata una riunione o un consiglio comunale dove loro non fossero presenti, dimostrando così una forte maturità e uno spiccato senso del dovere. Il loro lavoro gratuito viene fatto nell'esclusivo interesse della comunità, tenendo fede all'impegno che tutti noi ci siamo presi nel momento in cui abbiamo scelto di sottoporci al vostro giudizio. Questa sera abbiamo voluto incontrarvi nella stessa sede dove, nel mese di maggio, ci siamo fatti conoscere in occasione della presentazione del nostro programma elettorale. Quella sera è toccata a me illustrarvi i contenuti, frutto principalmente delle vostre idee, dei vostri suggerimenti che ci avete dato in occasione degli incontri che abbiamo fortemente voluto con i cittadini, con le associazioni e tutte le realtà produttive del nostro territorio. La sintesi di tutto ciò si è concretizzata con la stesura definitiva del nostro programma elettorale, programma che noi non abbiamo messo in cassetto una volta eletti, ma lo portiamo sempre con noi, in ogni occasione, in ogni riunione, e io personalmente lo tengo sempre in evidenza sulle mie scrivanie. Vi assicuro che il programma ormai è diventato la nostra guida e ogni giorno lo riguardiamo per renderci conto di quello che è stato fatto e soprattutto di quello che bisogna ancora fare. Sono passati solo 6 mesi, però vi assicuro che sono stati 6 mesi intensi di duro lavoro e di forte impegno che ci hanno permesso di raggiungere dei risultati eccellenti e a volte quasi inattesi. Questa sera vorrei focalizzare l'attenzione su alcuni importanti risultati raggiunti. Non perché vogliamo cullarci o farci bene, ma perché ritengo che fermarsi un attimo per analizzare i risultati insieme ai cittadini del nostro comune sia utile e soprattutto doveroso da parte nostra. Nel mese di giugno, entrando nella sede comunale, essendo quasi tutti alla prima esperienza, eravamo fortemente emozionati, ma allo stesso tempo consapevoli della grande responsabilità che ci era stata affidata. Coscienti di ciò, ci siamo messi subito al lavoro per dare uno scossone importante allo stato di torpore in cui versava la nostra comunità, ormai da parecchi anni. Questo è il nostro primo obiettivo, ridare Stefanatoli agli stefanatonesi, nel senso che bisognava intraprendere iniziative che potessero coinvolgere tutta la comunità e farle riscoprire quel senso di appartenenza al proprio territorio che si era perso o che era rimasto subito. Da qui l'idea di organizzare le giornate ecologiche, nata non solo con l'obiettivo di pulire punti strategici ed abbandonati del nostro comune, come Villa Elena,
il giardino di Palazzo Carullo, il campo sportivo con le Valenze, solo per citarne alcuni, ma soprattutto per creare aggregazione, andando a coinvolgere tutti i cittadini di Stefanopoli che hanno risposto con entusiasmo a tale iniziativa. Poi il nostro insediamento è coinciso con l'imminente arrivo dell'estate ed anche qui ci siamo adoperati per creare eventi che potessero far riscoprire la voglia e il piacere di vivere nel proprio paese, tutti insieme, senza guardare colore politico o altro. Ci siamo chiesti cosa fare, limitati fortemente dalla disponibilità economica dell'ente, ma non ci siamo fermati e tutti noi abbiamo fatto nostro un modo di agire e un modo di pensare che ci è stato suggerito dal nostro Presidente del Consiglio Fortunato. Lavoriamo con fantasia, lavoriamo con entusiasmo. Ebbene, l'abbiamo fatto e ci siamo riusciti. Con poco abbiamo organizzato l'estate stefanaponese, che ha avuto due picchi più alti nella giornata della Sagra del Pane e notte della musica, ed infine con la giornata dello sport, con il conferimento del premio sportivo dell'anno alla Don Locale Pavoldi. In particolare, quest'ultimo giorno ci ha permesso di realizzare due punti inseriti nel nostro programma elettorale. L'evento estivo ci ha fatto comprendere che per fare meglio bisognava lavorare in sinergia con tutte le realtà associative presenti sul territorio. Questa esigenza ci ha permesso di accelerare i tempi, dando vita alla formazione della consulta delle associazioni, altro punto che avevamo inserito nel programma e che quindi è stato realizzato. Consulta che da ora in poi avrà il compito di lavorare in sinergia con l'amministrazione comunale per creare tutte quelle iniziative che abbiano lo scopo ultimo di creare aggregazione e crescita socioculturale della nostra comunità. A seguito della riapertura della biblioteca comunale, avvenuta nel mese di ottobre, si è avvertita poi l'esigenza di dare vita al comitato di gestione della biblioteca, che si è subito provvidato per far vivere la struttura con una serie di iniziative di alto spessore che sono tuttora in corso e che andranno ad incentivare la sfera culturale che sta alla base della crescita di ogni cittadino. A quel proposito vorrei ringraziare il dottor Neri, che con grande professionalità e passione insieme alla sua associazione sta facendo rivivere la struttura nel migliore dei modi. Mentre portavamo avanti queste iniziative, questi obiettivi, il nostro sindaco, Salvatore, con grande spirito di lungimiranza e capacità amministrativa, ha lavorato solo, riuscendo a portare a Stefanopoli due importanti risultati: il Tribunale Arbitrale e soprattutto il Museo Esperienziale del Fuso. Due risultati, soprattutto quest'ultimo, che consentiranno al nostro Paese di entrare in un circuito nuovo con importanti riscontri in termini turistici ed economici. Stiamo lavorando con l'assilo per poter dare la loro giusta sede ai bambini della scuola materna. A tal proposito ci siamo subito attivati con il lavoro di ristrutturazione della struttura che, unitamente all'asilo nido, ci consentirà di ridare alla nostra comunità due importanti realtà per coloro i quali rappresentano il futuro di Stefanopoli. L'elenco sarebbe ancora lungo, ma questa sera ho voluto focalizzare l'attenzione su quelli che ritengo essere importanti risultati. E a tal proposito non posso non ricordarne altri due, ottenuti e concretizzati in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale del 20 dicembre. Mi riferisco in particolare all'approvazione con voto unanime del regolamento del Consiglio Comunale, del regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e istituzione della DECO, denominazione comunale di origine, e in secondo luogo al regolamento della consulta comunale dell'agricoltura. Ci tengo in modo particolare, non solo perché ci ho lavorato personalmente, ma soprattutto perché questi due strumenti ci consentiranno di poter valorizzare le nostre eccellenze alimentari che attraverso il marchio DECO potranno affermarsi come prodotti tipici di Stefanopoli, come ad esempio il pane, i rocciumi, l'olio, gli insaccati, i formaggi e così via. Consentendo quindi agli operatori del settore di poter raggiungere importanti riscontri in termini economici e produttivi. La consulta comunale per l'agricoltura poi sarà invece uno strumento di grande valenza che consentirà all'amministrazione comunale
riconoscere le reali esigenze degli agricoltori, che avranno la possibilità di interagire in modo concreto con l'attività amministrativa, apportando idee e suggerimenti per lo sviluppo e la crescita del settore, nonché per il miglioramento del territorio. Io concludo questo mio intervento, vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio ancora per averci onorato della vostra presenza. Mi congedo temporaneamente, dico temporaneamente perché questo